Per cortesia, grazie. Un po' di rispetto, per cortesia. Scura in volto, bocca cucita, accompagnata dal marito che chiede rispetto. Al Tribunale di Firenze processo d'appello per l'infermiera Fausta Bonino, 58enne di Piombino, condannata in primo grado all'ergastolo con l'accusa di omicidio volontario. È stata infatti ritenuta responsabile di 4 di 10 decessi anomali causati da extra dosi di eparina, somministrate a pazienti fragili dell'ospedale Villa Marina tra il 2014 e il 2015. Fausta Bonino fin qui si è sempre dichiarata innocente. Durante l'udienza sono stati sentiti i periti nominati dalla difesa. Fausta Bonino fu arrestata nel 2016 dai carabinieri del NAS perché sospettata di aver ucciso una serie di pazienti durante la loro degenza nel reparto di anestesia e rianimazione. Per l'accusa, quelle morti furono causate dall'uso, deliberato e fuori dalle terapie prescritte, di eparina in dosi tali da determinare il decesso provocato da improvvise emorragie. Il processo si aggiornerà il prossimo 30 giugno, quando è prevista la requisitoria del procuratore generale. Il 14 luglio sarà il turno della difesa. Il 22 settembre la sentenza.